Uniti per Civitella è l'offerta elettorale per le prossime amministrative con una lista che è alternativa all'amministrazione uscente con Andrea Sbranchella che è candidato sindaco. Il perché di questa scelta? Allora, la scelta nasce dall'esigenza del territorio di avere un'alternativa all'attuale amministrazione. Amministrazione che ha amministrato nei 5 anni appena trascorsi in totale libertà, perché quando 5 anni fa avevamo tentato di fare un'alternativa all'amministrazione uscente, sempre guidata dalla Di Pietro, purtroppo la candidatura è sfumata per tutta una serie di cose che abbiamo anche dichiarato e che non sto qui a ripetere, e quindi ci siamo ritrovati con un'amministrazione dove non è stato neanche possibile riscontrare una netta distinzione tra maggioranza e minoranza. Abbiamo iniziato il nostro percorso attraverso una serie di incontri con la comunità, distribuendo un questionario che è stato apprezzato, e c'è stata anche una notevole risposta perché sono rientrate almeno 400 risposte, e da qui abbiamo iniziato a fare un percorso anche di costruzione di quello che dovrebbe essere il programma del nostro mandato futuro, quello che dovremo svolgere poi dal 17 di maggio in poi. La campagna elettorale per le amministrative del 14-15 maggio è nel vivo e da parte della vostra lista arrivano sollecitazioni importanti su alcuni aspetti e su alcuni argomenti. Sì, allora il primo è quello appunto del ripristino di un autentico metodo democratico che noi dobbiamo, che il cittadino dovrà ritrovare sia all'interno della cabina elettorale, avendo la possibilità di scegliere tra due alternative, ma dovrà anche rintracciarlo all'interno della futura amministrazione, dove questa volta avrà la possibilità di distinguere in maniera netta e decisa una maggioranza e un'opposizione, cosa che purtroppo non è stata molto chiara negli ultimi anni, visto che la lista che concorreva contro la Di Pietro in qualche modo poi ad un certo punto si è trasformata tutta in una maggioranza senza peraltro dare alcuna motivazione. Siamo usciti con un comunicato abbastanza netto anche per la questione della ASP1, perché c'era il problema del mancato stipendio del mese di marzo, però ad un post di lamentela, adesso non mi ricordo se era di un operatore all'interno della casa di riposo di Civitella, a seguito di alcuni commenti la sindaca uscente chiedeva di non utilizzare questo argomento per una questione di delicatezza in campagna elettorale. Noi in tutta onestà ci siamo astenuti da prendere una posizione, fino a che però, visto che venerdì 21 c'è stato un incontro in prefettura al quale ha partecipato il sindaco come portatore di interesse, il sindaco poi invece, cambiato il vento, utilizza subito la conversazione avuta in prefettura e anche la parziale vittoria, visto che comunque si era raggiunto un accordo, per sbandierare insomma il protagonismo su questa vicenda. Allora noi lì abbiamo chiesto le motivazioni del perché prima non se ne poteva parlare, adesso sì, abbiamo un po' ricostruito tutta la situazione, e la situazione, per fare chiarezza, è un po' quella che ha determinato, grazie alla legge del 2011, la legge regionale 17, che stabiliva appunto il riordino della ex IPAB voluta dall'allora assessore regionale, e che vedeva nominare all'interno dell'organismo straordinario il Erminio Di Pietro, padre della sindaca. Lo stesso assessore è stato poi colui che in parte, almeno per quanto riguarda noi rumors, aveva sponsorizzato la candidatura della sindaca Di Pietro, e poi nel 2014, costituito il primo CDA, il padre della sindaca viene nuovamente nominato all'interno del CDA. Quindi occupando una posizione di ben 8 anni su 12 di esistenza dell'ASP. Questa cosa a un certo punto ci ha fatto capire il perché forse il sindaco non voleva andare fino in fondo, oppure non voleva coinvolgere questo argomento all'interno della campagna elettorale. Allora abbiamo chiarito anche questo aspetto.
momento auspichiamo che ci sia un intervento molto più organico anche da parte della Regione per far sì che si risolva veramente la situazione dell'ASP 1 anche per il notevole debito accumulato. Ci chiediamo anche il perché il Sindaco non abbia mai preso una posizione netta in tutti questi anni per tutelare la situazione e quindi ottenere un risultato molto più credibile. Però ecco, magari per le cose dette prima forse possiamo anche intuire le ragioni. Altra cosa, negli ultimi giorni abbiamo affrontato nei vari incontri anche con le persone la questione dell'indennità di carica, perché a seguito appunto di una legge intervenuta nel 2022, mi sembra il 7 febbraio, è stata adottata una determina dove un funzionario, il responsabile dei servizi, attribuiva a tutta la giunta, quindi sindaco, vice sindaco e assessori, il massimo dell'indennità di carica, facendole andare sul censimento del 2011, dove la popolazione civitellese era superiore ai 5.000 abitanti. Cosa c'è di strano? È vero che ci vuole un adeguamento di quelli che sono i compensi, però è anche vero che il funzionario che ha siglato la determina ha potuto farlo perché nel 2020, stando al censimento 2019 questa volta e sfruttando la legge del TUEL 388 articolo 53,23, dove viene stabilito appunto che i comuni invece inferiori ai 5.000 abitanti possono nominare un membro dell'organo esecutivo come responsabile appunto dei servizi degli uffici. E questa cosa appunto sfruttando un censimento dove ormai il nostro comune, come sappiamo, era sceso sotto i 5.000 abitanti, per cui c'è una sorta di incoerenza tra le due cose, perché si è sfruttato prima un censimento e poi un altro, e questa cosa lascia un po' a desiderare, onestamente, secondo il nostro modo di vedere, e soprattutto denota una scarsa trasparenza da parte dell'attuale amministrazione.